Benvenuti nell'ottavo episodio della Coach Career Battle. Oggi siamo qui con Luis Enrique. Questa è quella classifica comanda Super Pep Guardiola con 51 punti. Inzaghi ci è andato vicino. Oggi tocca a Luis Enrique, che ha allenato grandi squadre e che quindi potrebbe impensierire proprio Guardiola. Prima di iniziare però, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e un bel mi piace per avere il prima possibile il prossimo episodio, che sarà con José Mourinho. Questo perché seguiremo l'ordine che vedete in grafica. Luis Enrique ha allenato grandissime formazioni, ha allenato il Barcellona B, ma anche il Barcellona quello dei grandi, ha allenato la Roma e soprattutto, signori, ha allenato il PSG. E lì, signori, anche un panchinaro giocherebbe titolare forse nel 99% delle squadre che potrebbero uscire. Abbiamo quindi l'imbarazzo della scelta e tra l'altro Luis Enrique ha allenato anche il Celta Vigo, quindi se ci dovesse uscire una squadra debole potremmo anche prendere qualche giocatore dal Celta Vigo. Non perdiamo tempo allora e selezioniamo subito la prima squadra, il primo anno in Italia, il secondo in Liga, il terzo in Premier League. Il terzo click è quello buono. 1, 2 e 3. Luis Enrique alla Lazio. Luis Enrique alla Lazio. Mi piace, cavolo. Mi piace un botto. Ci siamo. Siamo pronti quindi per la prima carriera. Questa qui è la Lazio e questo è il budget. 48 milioni per migliorarla. Allora, il centrocampo lo possiamo confermare. Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Poi c'è Cataldi che invece potrebbe essere sostituito. Lì davanti Immobile confermato. Zach Cunningham che dovrebbe andare molto bene. E Felipe Anderson a destra è comunque un giocatore interessante. A sinistra Isai Pellegrini. A destra c'è Marusic, c'è anche Lazzari, quindi volendo possiamo mettere Lazzari a sinistra oppure Marusic a sinistra e comunque riuscire ad essere più forti di così. Romagnoli, Casale molto molto interessante, cresce in porta, c'è Provedel ma c'è anche Luis Maximiano. Allora, c'è tanto lavoro da fare, il budget non è altissimo, possiamo mettere qualcuno come contropartita e io direi di partire proprio dal centrocampo andando a sostituire Cataldi, che è un 77 e ha 27 anni, quindi non dovrebbe crescere più di così. Voglio prendere un giocatore di esperienza. Che sto scrivendo? Aieie Brasov. Ma che sto scrivendo? Oh, allora, voglio prendere un giocatore di esperienza. Ce la faccio a scriverlo? Sì. Eccolo qua. Sergio Bruschetta. Giocatore veramente molto molto interessante. Un 85 a 33 anni. Cala. Ha una clausola recessoria che non ci possiamo permettere. Però avendo il contratto in scadenza possiamo prendere una cifra bassa. Inoltre possiamo mettere come contropartita chi? Uno tra Vesino e Cataldi. Vesino vale un po' di più, quindi mettiamo Vesino. E Vesino ci metto la bellezza dei 12 milioni. Vediamo un po' che cosa ci dice Xavi, che l'affare si fa. Vesino al Barcellona e Busquets alla Lazio. È vero che cala, è vero, ne sono consapevole, però il budget non è molto alto e quindi per forza di cose, per fare più colpi, dobbiamo prendere qualche giocatore un po' in avanti con gli anni. Ma sono sicuro comunque al 100% che Busquets riesce a reggere almeno una stagione. 110.000, ne vuole 115 più bonus e noi lo accontentiamo. Primo colpo fatto. Altro giocatore molto molto importante, non per il Barça ma per noi, è Sergi Roberto, un terzino che può fare anche il centrocampista centrale. È un 80, avete visto prima che abbiamo bisogno anche di un terzino. Proviamo quindi a mettere come contropartita chi è? Questa è una bella domanda, perché effettivamente se mettiamo Lazzari a sinistra poi il terzino non ci serve, quindi forse è meglio spendere i pochi soldi che abbiamo per colmare un'altra posizione. Sì, va bene così ragazzi, mettiamo Lazzari a sinistra, quello che ho detto prima. Va bene, quindi che dici Xavi? Con 100 euro ce lo portiamo a casa Sergi Roberto? No, e vabbè, ci abbiamo provato. Mi è venuta una pazza idea. Mi è venuta una pazza idea, porca miseria, perché Messi ha il contratto in scadenza. È vero che Messi non gioca più nel PSG, però su questo gioco è ancora un giocatore del PSG. Cioè non ci sono le rose aggiornate, quindi Messi lo possiamo prendere, no? Mettiamo come contropartita Felipe Anderson, che vale 20 milioni. Forse ce la faccio per davvero. E provo con 25. Forse ce la faccio per davvero. Più claso del 25%. Vediamo che cosa ci dice il PSG. 31, no, non ce la faccio a fare lo stipendio, incredibile. Incredibile ragazzi, incredibile. Clamoroso, 26, vediamo cosa ci dicono. 31,8, non riesco a fare lo stipendio di Messi. Pazzesco ragazzi, Messi alla Lazio. 28, ma così non riesco a pagare lo stipendio. 27, più di così non posso scendere. No, niente raga, impossibile. Così è impossibile. Però in teoria Zaccagni vale di più, quindi posso mettere Zaccagni. Poi chi se ne frega, cioè alla fine mettiamo Felipe Anderson a sinistra, no, chi se ne frega. Provo quindi così con 25 milioni. Vediamo un po' più Zaccagni. 28 e 6 più Zaccagni. Raga, siamo vicini a scrivere la storia. 27 più Zaccagni. Vediamo, 28 e 5. Non so se riesco a fare lo stipendio. 27 e 5 di nuovo, la tensione gialla. 28 e 4.
Porca di quella vacca, è questione di centesimi, eh. Provo con 28 milioni spaccati, 28 e 4. Niente, la tensione è ancora gialla, quindi facciamo 28 e 2. Ogni centesimo qui è buono, 28 e 4. Niente, affare fatto 28 e 4, 28 e 4, 28 e 4. Bisogna fare il cartellino di Leo Messi. Guadagna tantissimo, mamma mia. Non ce la faccio, è praticamente impossibile. Messi che dice, ma dove cavolo sono finito? Allora, di sicuro, sì, buonanotte, 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 Leo. Buonanotte. L'unica cosa che ci resta da fare, signori, è provare a prendere Ibanez, perché davvero, cioè, sto guardando un po' tutte quante le posizioni e non c'è nessuna zona che possiamo migliorare effettivamente, perché non c'è nessun esterno che possiamo prendere più forte di Felipe Anderson e di Zaccagni che costi poco. Messi era l'unico e non ce l'abbiamo fatta. Provo a prendere a questo punto Ibanez. Metto prima il portiere come contropartita per sapere il prezzo, 48 milioni. Ok, quindi faccio una bella controfferta mettendo come contropartita Casale, che ne vale 20. Vediamo se così riesco a prenderlo. Possiamo fare 20 più 20 più clausola del 25%. Se non riesco a chiudere neppure questo colpo, signori, veramente non so chi prendere. 48 non mi interessa di a Casale. Termina trattativa. Allora andiamo su Smalling. Signori, qui bisogna abbassare un po' il livello. Mi dispiace. Purtroppo i giocatori che possiamo prendere sono limitati. Questa volta non mettiamo nessuna contropartita. Contratti scadenza, 20 milioni, 20 e 9. Ce lo portiamo a casa, gli facciamo il contrattino. Vediamo un po' tutti quanti i piani di crescita e abbiamo finito. Peccato, peccato davvero, perché si poteva fare secondo me meglio. Però ripeto, ho controllato tutte quante le posizioni. I terzini, l'unico che si poteva prendere era Sergi Roberto. A centrocampo siamo messi abbastanza bene, anzi molto bene, con Luis Alberto e Milinkovic Savic. Lì davanti abbiamo provato a prendere Messi, che era l'unico prendibile. 47.000 di stipendio, affare fatto. Preso Smalling. Ho controllato tutto, signori. Non ci resta quindi che mettere in campo i nuovi giocatori. Cataldi va fuori e entra Busquets. Fuori anche Casale, dentro Smalling. Ho controllato anche i portieri, però purtroppo non c'era nessuno che potevamo prendere. A sinistra sto trasformando Lazzari, che ci mette 2 settimane per diventare un terzino sinistro, quindi mi fermerò poi io durante la simulata per cambiare la sua posizione. Questa è la squadretta. Dai, non è male, non è male, non è male. Il problema però è che la Lazio ha 4,5 stelle su questo gioco, quindi secondo FIFA la Lazio equivale alla Juve. E Allegri, se vi ricordate, con la Juventus ha fatto 90 punti e passa. Sarà molto difficile per questa Lazio fare 90 punti. Però le regole sono queste. Non ci resta a questo punto che simulare. Io mi fermerò prima per cambiare ruolo a Lazzari, poi ovviamente noi ci vediamo direttamente alla fine, magari alla fine del mese di aprile, così le ultime partite le commentiamo insieme. Che disastro, ragazzi, che disastro. Stiamo perdendo tutte le partite. Sconfitta con l'Inter, con l'Atalanta, sconfitta pure con i scappati di casa, porca di quella miseria, sconfitta con la Juventus. Eppure siamo partiti bene, perché nelle prime partite 2-1 con lo Spezia. Ma che cavolo è successo? Si è rotto qualcosa? È calato Busquets? Perché non lo so. Abbiamo fatto veramente un inizio di campionato veramente positivo. Vittoria con il Sassuolo, forse ci stiamo riprendendo, Con la Cremonese vinciamo 2-1. Vittoria anche con il Verona, nel derby con la Roma lo pareggiamo 1-1. Ultima partita del mese di aprile, 3-2 contro il Milan. Chiudiamo con 3 partite. Il Lecce in casa, 3-3. Altri punti persi, altri punti buttati. Con l'Udinese vinciamo 4-0 e chiudiamo la nostra stagione veramente brutta con il Napoli perdendo 2-0 in casa. Ok, allora andiamo subito a vedere la classifica. Arancione, barretta arancione. Vediamo la classifica, perché siamo arrivati sesti con 66 punti. Guardate quanti punti di distacco dalla quinta, incredibile, 80 punti. Ma si è mai verificato una cosa del genere nella vita reale? Ovvero che una squadra in campionato, nel nostro campionato, quello di Serie A, fa 80 punti ma non riesce ad andare in Champions League? Cioè, secondo me no, è qualcosa di assurdo, ragazzi. Vince l'Inter con 95, ok, GG, noi però facciamo poco. Facciamo poco, facciamo veramente veramente poco. La squadra non era scarsa, anzi, guardiamo subito la formazione, perché Zaccagni è cresciuto un po'. Immobile 86, ottimo centrocampo. È vero che Busquets è calato, però comunque resta un 82 a fine stagione. Difesa, Romagnolo 83, Smalling 81, che è calato, però forse ha giocato un altro. No, ha giocato Casale, ha giocato Casale, anche se non ha la lucidità, non so per quale motivo, però è più forte. Forse adesso hanno fatto lo switch. Però o gioca un 82 o gioca un 81, non ci cambia assolutamente niente. Comunque il valore quello è nell'immediato. Però non lo so, ha giocato, forse ha giocato Luis Maximiano, ok, anche in questo caso non cambia assolutamente niente. Peccato, peccato, perché secondo me potevamo e dovevamo fare di più. Aggiorniamo la classifica, perché ho fatto il calcolo astrolopiteco. Viene 14,6, approssimiamo 15, quindi siamo stati anche un po' abbastanza fortunati. 15 punti, molto male, ragazzi, molto 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 male. Però ormai chi segue la serie ha capito che può succedere qualsiasi cosa. Mancano ancora 2 stagioni, ad esempio Klopp ha fatto 11 punti nella seconda, quindi volendo Luis Enrique può ancora raggiungere Klopp, e se può raggiungere
discipline, Klopp può raggiungere anche Guardiola. Quindi può ancora succedere tutto. Prima di scegliere la squadra della Liga, andiamo un attimo a vedere le statistiche, perché il capocannoniere è Immobile, che ne fa solo 17 in Serie A e 2 in Coppa Italia. Milinkovic-Savic 14, Zaccagni 14, Luis Alberto 13 assist, Felipe Anderson ha deluso anche Felipe Anderson. Porca misera, forse con Messi sarebbe cambiata un po' la musica, però purtroppo era impossibile. Adesso andiamo in Spagna, andiamo in Liga per scegliere la seconda squadra. Il terzo click è quello buono. 1, 2 e 3, Luis Enrique all'Espagnol. Mi piace. 4 stelle potrebbe essere un vantaggio, perché subiremo una divisione per 4 e non per 4.5. Quindi sono comunque dei numeri, dei punti che possono fare la differenza. Luis Enrique all'Espagnol. Quando ho scelto la squadra ho visto il budget e mi sono spaventato. Spero di aver visto male, perché ho visto 12 milioni. Spero di aver visto male. Come fa una squadra con 4 stelle ad avere 12 milioni di budget? Come cavolo è possibile? Cioè, non si può fare calciomercato con 12 milioni di budget. Cioè, prendiamo più soldi grazie al torneo amichevole qua. Spero di aver visto male, Vediamo. 14 milioni di budget. Mamma mia, signori, che disastro. Allora, speriamo che la squadra sia già forte di suo. Insomma. Allora, c'è un 76 che possiamo mettere dentro. A sinistra c'è Olivan, però c'è anche Pedrosa, che è molto molto interessante, quindi lo mettiamo a sinistra. Poi c'è Gil, che è un 75. Centrocampo con Darder, che è un 83. Possiamo tranquillamente cliccare su di lui e farlo diventare un centrocampista centrale. Souza è un CDC, è un 77. Poi c'è Suarez, che è un centrocampista centrale, abbiamo anche un 76. Però Suarez può giocare lì e forse fa anche l'upgrade. Puado fa l'upgrade a S, sì, diventa un 77. E Vidal è un esterno destro, è il più forte, fa l'upgrade, non fa neanche l'upgrade, quindi lo lasciamo esterno. Mamma mia, signori, mamma mia. C'è un 78 però qua in panca, Brathwaite, che potrebbe giocare quindi a destra. In 2 settimane dovrebbe cambiare posizione e forse fa anche l'upgrade. Forse, non lo vedo, dove sta? È sparito. Eccolo qua, fa l'upgrade se è messo a D. Quindi abbiamo un 79 e un 77. La squadra è veramente veramente brutta. Come fanno ad avere 4 stelle questi qua? Come fanno? Ma soprattutto, perché questa squadra ha un budget così basso? Allora, io investiamo nel portiere. L'italiano, signori, non è pervenuto in questa serie. A parte gli scherzi, voglio investire subito su un portiere. Ho controllato prima i portieri, perché volevo cambiare anche il portiere con la Lazio, però non c'era nessuno di interessante. L'unico prendibile era Rui Patricio, ma non aveva senso prendere un portiere come lui, no? Visto che avevamo Provedel e Luis Maximiano. Qui, in questo caso, invece, potrebbe essere un'ottima mossa. Mettiamo come contropartita. Possiamo mettere come contropartita il nostro portiere. Ci perdiamo, effettivamente. Ci perdiamo qualcosina, quindi possiamo anche mettere un altro pischello. Possiamo mettere magari un difensore centrale come Sergi Gomez. Vediamo se accettano questo scambio alla pari. Non lo accettano, vogliono 4 milioni e mezzo. No, io non voglio pagare per avere questo giocatore, ragazzi. Non voglio assolutamente pagare. Magari ci metto solo 500.000 euro vicino. Vediamo se vogliono Ruben Sanchez. Non vogliono neanche Ruben Sanchez. Vediamo se vogliono quest'altro Graghera CDC. Ci devono pensare per quanto riguarda Graghera. Ok, inaccettabile l'offerta. Però vogliono 580. Ma senza contropartita. Aspetta, 580 senza contropartita? O con la contropartita? Oddio, non lo so. Con la contropartita? Credo di sì, con la contropartita. Non lo so. Comunque, vabbè, chi se ne frega. L'importante è che l'abbiamo preso. Ruolo cruciale per quanto riguarda Rui Patricio. 2 anni di contratto. Occhio allo stipendio, perché potrebbe chiedere di più. Clausola rescissoria che non gli concede. E 31.000 di stipendio, quindi si è ridotto anche l'ingaggio. Ok, va bene, il primo colpo l'abbiamo fatto. Adesso sapete cosa vi dico? Andiamo prima a giocare il torneo amichevole, perché se lo vinciamo sono 4 milioni e 4 milioni praticamente ci svoltano il calciomercato. Prima partita 3-3, seconda partita sconfitta con il Toro 1-0, terza partita con il Brentford 2-0, quindi forse qualche milioncino l'abbiamo preso. Allora, voglio prendere un altro giocatore molto molto importante. Qua non guardo neanche chi mi serve, perché mi servono praticamente tutti. Sto ordinato praticamente qui sul computer tutti quanti i giocatori della Roma, del PSG e del Celta Vigo, e soprattutto che abbiano almeno 80 di valutazione. Al primo posto, quello più economico, era Rui Patricio e l'abbiamo preso. Al secondo posto c'è Sergio Ramos, che vale 7 milioni e mezzo. Gioca nel PSG, ha il contratto in scadenza e lo possiamo prendere magari mettendo come contropartita proprio il portiere, che vale circa 7 milioni. Speriamo che accettino questo scambio alla pari, perché se così riusciamo praticamente a prendere 2 giocatori senza mettere neanche un euro. No, vogliono Cabrera, ma io Cabrera ve lo posso dare. Magari
magari possiamo calare di un milione, perché qui ogni spicciolo fa la differenza. Guardate Luis Enrique come è dubbioso. 2,5 va bene così, ci ho provato. Cabrera, ve lo do, lo volevo dare anche prima se non erro, va bene così, ve lo do. Non so per quale motivo il PSG voglia questo giocatore, però contenti loro, contenti tutti. Contrattino per Sergio Ramos, che guadagna 75.000 al PSG. 2 anni di contratto possono più che andare bene per il nostro giocatore, per il nostro nuovo difensore centrale, anche capitano, signori, sì, perché sì, sarà il capitano di questo Espanyol. Per quanto riguarda invece lo stipendio, possiamo dare 70.000 al nostro nuovo capitano e lui dice sì, perché non gioca per i soldi, gioca per la maglia. Quanti soldi abbiamo ancora da investire? Vediamo, 6 milioni. Allora, in ordine, vi leggo l'ordine, Rui Patricio, preso. Sergio Ramos, preso. Terzo giocatore che possiamo prendere, Matic. Poi dopo Matic c'è Sergi Roberto che vale 18 milioni, quindi è imprendibile. L'unica cosa che possiamo fare quindi è prendere un CDC, e prendere Matic. Effettivamente noi qui giochiamo con un centrocampista centrale e giochiamo con un CDC che è Sousa, che è un 77. Sì, è carino, è interessante, ha 23 anni, però signori, cioè in qualche modo dobbiamo migliorarla questa squadra, no? E allora miglioriamola così. Ho messo anche in difesa Ramos e Rui Patricio, questa qui è la squadretta, quindi cerchiamo di prendere Matic mettendo come contropartita qualcuno, perché effettivamente non sappiamo neanche se riusciamo a prenderlo Matic, cioè siamo veramente messi male. Eccolo qua, Matic 80 di valutazione, vale 7 milioni, non so per quale motivo, ma qui c'è scritto che ne vale 10, non so per quale motivo, forse è calato in un mese, non lo so, può essere, non lo so. Fatto sta che possiamo prenderlo magari mettendo come contropartita il nostro portiere che vale 7 milioni. Cosa ci dicono? Che ne vogliono 350.000, ok, perché giustamente la Roma è rimasta senza portiere. Ok, perfetto, ottimo. Preso Matic, e occhio perché abbiamo ancora qualche spicciolo, però non possiamo praticamente usarlo, non possiamo usarli questi spiccioli. In primis perché non c'è nessuno, avete visto, ve l'ho detto prima, il prossimo è Sergio Roberto che costa 18 milioni. La seconda motivazione, diciamo, è che qui bisogna rinnovare tutti quanti i contratti perché siamo in Liga e tutti quanti hanno la clausola rescissoria. E infatti con lo stipendio più il bonus restiamo con 2 milioni, quindi quei 2 milioni ci servono per rinnovare tutti i giocatori che hanno la clausola. Questa è la squadretta, devo solo cambiare due posizioni, anzi tre posizioni, anche quella di Suarez. Suarez deve diventare un trequartista, Puado deve diventare una S e fa l'upgrade forse anche di 2 diventando un 78, e lui fa l'upgrade di 1 o di 2 diventando un 79 o un 80, deve diventare una D. Questa è la squadretta, secondo me abbiamo fatto il possibile con il poco budget che avevamo a disposizione. Sono riuscito a fare tutto, abbiamo vinto la prima partita 3-0, guardiamo insieme anche la seconda per curiosità, perché la prima secondo me, abbiamo vinto anche la seconda, porca di quella miseria, incredibile. Ragazzi, questa squadra è più forte del Real Madrid dei tempi d'oro, siamo i nuovi Galacticos, vinciamo anche la terza, 3 su 3, pazzesco raga, pazzesco, 3 su 3, no è assurdo, continuo a vederle insieme a voi finché non pareggiamo o perdiamo, vediamo, 1-1, ok a posto. Allora signori, possiamo andare direttamente alla fine della stagione, però cavolo, l'inizio è stato veramente molto molto buono, va bene, ci vediamo ragazzi, ci vediamo alla fine, e poi con il Real Madrid invece cosa facciamo? Buonanotte, ci vediamo alla fine, va che è meglio. Ultime due partite della stagione, ma porca di quella miseria, stavo dicendo che la squadra aveva fatto una grande stagione e mi sono forse autobuffato anche senza dirlo, proprio mi sono buffato con il pensiero. Abbiamo vinto però l'ultima 2-1. Allora, abbiamo fatto comunque una buona stagione, non siamo una grandissima squadra, infatti abbiamo perso con il Barcellona, abbiamo perso anche con il Real Madrid, sia all'andata sia al ritorno, prendendo 7 gol in due partite. Però secondo me abbiamo detto la nostra in questo campionato. Abbiamo fatto forse anche meglio della Lazio, non lo so, barretta verde, però abbiamo 4 stelle noi, questa volta, quindi la divisione sarà diversa. Andiamo subito a vedere la classifica, perché siamo arrivati settimi con 58 punti. Ok, dai, ci sta, mi aspettavo forse un pochettino di più, mi aspettavo i 60, ecco. Mi aspettavo di meno prima della simulata, poi vedendo la simulata mi aspettavo di più. Alla fine va bene così, 58 e ce li portiamo a casa. Ho fatto il calcolo e quindi aggiorniamo la classifica a schermo, perché incredibilmente Luis Enrique fa di nuovo 15 punti, è uscito 14,6, ve lo dico adesso, 14,5. Fortunatissimi, perché abbiamo appunto l'approssimazione per eccesso. 15-15, totale 30, però manca ancora una stagione. Non è positivo per adesso il cammino di Luis Enrique, perché il totale fa 30, quindi per battere Guardiola bisognerebbe praticamente fare 21, quindi fare il record della serie. Tutto può succedere, signori, tutto può succedere, però è molto difficile. Guardiamo un attimo la formazione, perché mamma mia, meno 2 per Matic, che forse non ha giocato. A centrocampo ha giocato Esposito, 77, Matic è calato e alla fine chi ha giocato? Nessuno, ha giocato Gomez. Come ha fatto a giocare Gomez? Porca di quella miseria, ma come cavolo hanno messo in campo questi giocatori? Cioè non si sa, e forse è meglio così, non li voglio vedere. Ramos è calato, però ripeto, con i soldi che avevamo l'unico modo per fare calciomercato era agire in questo modo. Capocannoniere Joselu, 18 gol, 11 per Barre
White qua e Puado ne fa 11. Bene, entrambi sono cresciuti bene, soprattutto Puado che ha fatto più 4. Va bene, piccole soddisfazioni. A questo punto non ci resta che scegliere la terza squadra. Siamo in Premier League e il terzo click è quello buono. 1, 2 e 3. Luis Enrique al Manchester City. Luis Enrique al Manchester City. Mamma mia, Luis Enrique al Manchester City. Aveva bisogno, avevamo bisogno del botto, della ciliegina sulla torta per chiudere in bellezza questo video. E la ciliegina è arrivata con tutta la torta. E qui signori ci possiamo divertire, perché la squadra è straordinaria e il budget è praticamente infinito. 278 milioni per migliorare questa squadretta. Allora, il modulo è questo e io lo confermerei. Però a centrocampo mettiamo Bernardo Silva, Rodri CDC87, De Bruyne CC91, Haaland confermato, a destra c'è Mahrez, c'è anche Foden però che potrebbe giocare al posto di Grealish. Poi in difesa Stones e Laporte 86, Ederson in porta, a destra Walker, a sinistra non c'è nessuno, c'è Akanji, c'è anche Gomez, Sergi Gomez, però signori ovviamente c'è Cancelo che possiamo richiamare dal prestito. Le possiamo fare queste cose qui signori, non possiamo vendere nessuno, possiamo comprare quelli che vogliamo noi, possiamo richiamare dal prestito Cancelo. Lo mettiamo subito a sinistra e subito baghettino del cambiolone per farlo rendere di più, per farlo crescere più velocemente. Poi vi ricordate il Pischellino argentino che volevo prendere con la Roma, però purtroppo non sono riuscito a prenderlo perché costava tanto? Non mi viene il nome, mi sfugge il nome. È un pischello che non è molto conosciuto, ha vinto pochissimo, ragazzi, scrivendo Luis Enrique. Ha vinto pochissimo. Non so se lo conoscete. Forse no, raga, forse no, forse no. Si chiama Lionel Messi, signori. Eccolo qua, 91, lo voglio a tutti i costi e non voglio spendere niente perché sto pensando di prendere anche Mbappé. No, Mbappé è imprendibile, però voglio mettere come contropartita Mahrez che vale 44 milioni. Potremmo mettere anche Grealish perché a sinistra c'è Foden, però poi non c'ho il panchinaro. Vabbè, dai, mettiamo Mahrez più 8 milioni, 5, 6, 7, 6 milioni. Vediamo un po' che cosa ci dice il Manchester City. 6 e 8, sì, cosa ci dice il PSG, scusatemi. 6 e 8, bello Luis Enrique, l'ho fatto proprio uguale, porca di quella vacca. Mi compiacco davanti al mio lavoro di edit. Preso ragazzi, preso Lionel Messi che quindi ritrova Pep Guardiola. Là. Adesso a sinistra ci vorrebbe Mbappé, perché se non erro signori Mbappé fa l'upgrade e messo a S. Porca vacca ragazzi, porca di quella vacca. Cioè sarebbe veramente un attacco straordinario, perché poi effettivamente sì, ok, potremmo prendere un difensore centrale, magari Marquinhos al posto di Laporte, sì, ma miglioriamo, ma di quanto? Cioè Laporte comunque è un 86, Marquinhos sì è più forte ma di pochi punti di overall. Invece cambiando Foden con Mbappé la differenza si sente come? Quindi cerchiamo di imbastire questa trattativa folle, magari mettendo come contropartita uno tra Grealish e Foden. Lo so che è un peccato sacrificare Foden, è un peccato sacrificare Grealish, più Foden che Grealish, però comunque è un giocatore questo che ci permette di fare un salto di qualità incredibile. Mettiamo come contropartita Foden, vale 67, vediamo prima se ce la faccio con Grealish e vicino ci metto 200 milioni, 200 più Grealish. Cosa ci dicono? Che l'affare si fa! Porca di quella vacca, non me l'aspettavo, si fa subito così la fare, bene, potevo forse anche chiedere di meno, cioè potevo anche offrire di meno, però effettivamente, cioè di solito mi sparano delle cifre allucinanti. Alla fine abbiamo offerto 200 milioni più Grealish che ne valeva 44 se non erro, quindi più o meno 250 240 milioni l'abbiamo pagato Mbappé, con un valore di 190, sì dai, più o meno siamo lì, dai, ci sta, proprio con 250, vediamo un po' che cosa ci dice, che vuole anche il bonus e noi ovviamente glieli concediamo. Attacco Mbappé, Messi, Haaland, ok, ci voleva signori questa scossa, perché Luis Enrique è partito un po' a rilento, è partito con la Lazio, poi purtroppo in Liga budget veramente basso, non siamo riusciti a fare niente praticamente di quello che volevamo, e invece adesso si sta liberando, si sta scatenando perché vuole fare il record signori, vuole fare 21 punti e vuole battere Guardiola. Adesso a questo punto mi viene un dubbio, perché a destra potremmo cambiare anche Walker, però secondo me è più importante avere un grande difensore centrale piuttosto che un grande terzino, quindi sapete che vi dico, proviamo ad imbastire la trattativa per Marquinhos, che era quello che volevo prendere se non fossi riuscito a prendere Mbappé. Marquinhos ha 28 anni, eccolo qua, è un 88, quindi ci permette di fare un upgrade di più 2 rispetto alla Porta che è un 86, però nulla ci vieta di mettere come contropartita alla Porta che vale 64 milioni e quindi vicino ne posso mettere 20 per arrivare a 84. Ne voglio... sì, però vedete,
vedete? Vedete che sono sfasati? Cioè, vedete? Perché dico la miseria, mi chiedete praticamente il doppio del valore. Cioè, non è neanche valutato la Porta. Dai, ma come si fa? Cioè, prima con Mbappé hanno accettato un'offerta che secondo me era anche bassa. E invece adesso hanno offerto veramente un botto. Cioè, gli hanno fatto una controfferta veramente no sense. Proprio con 37 più clausola del 25%, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che ne vogliono 52,2. Cerchiamo di calare magari ancora un pochettino. 42 anche, vabbè, alla fine il nostro calciomercato è finito. Dai, non possiamo prendere nessuno. Non possiamo prendere nessuno, va bene così signori. Preso anche Marquinhos, altro colpo dal PSG. Li abbiamo letteralmente disintegrati. Non esiste più il PSG, non esiste più. Siamo noi il PSG. Ruolo cruciale, 3 anni di contratto, va benissimo così per Super Marquinhos. 170, giusto però, guardate, 175.000 di stipendio più bonus, restiamo con 3 milioni. Porca di quella vacca, giusto. Abbiamo fatto però una squadra veramente straordinaria, la squadra praticamente più forte del mondo. L'unica cosa negativa è che il Manchester City ha 5 stelle e quindi supera una divisione di 5. Quindi vuol dire che bisogna praticamente fare un campionato perfetto, vincere tutte quante le partite arrivando tipo a 127.000 punti. Questa è l'unica speranza che abbiamo per fare 21 punti totali. Questa che comunque è la squadretta, io sono contentissimo di quello che siamo riusciti a fare. Controllo un attimo tutti quanti i piani di crescita, clausole rescissorie, cambio ruolo a Mbappé e noi ci vediamo direttamente alla fine della stagione, no, ma ci vediamo quasi alla fine della stagione, così le ultime partite le commentiamo insieme. Siamo addirittura arrivati in finale di Coppa e vinciamo 4-1, bene, sto però vedendo troppi pareggi di troppo, 3 pareggi di fila, siamo anche in finale di nuovo con il Tottenham, vinciamo 2-0 con il Manchester United, vinciamo 3-1 con il Tottenham in Coppa, perdiamo 2-1, bene così, chi se ne frega perché conta vincere e poi perdiamo di nuovo in Premier League, porca di quella vacca, con il Liverpool chiudiamo con 1-0-0. Allora, secondo me abbiamo fatto una buona stagione comunque l'abbiamo fatta, però non una stagione eccellente. Luis Enrique aveva bisogno non solo di vincere il campionato, ma di stravincerlo, e secondo me neanche l'abbiamo vinto. Andiamo a vedere un po' le partite, quelle più importanti. Tante vittorie comunque in Coppa, vabbè, comunque anche 4-1 con il Wolverhampton, vittoria 3-0 con il Newcastle, vittoria con il Leeds, vittoria con il Brighton, battuto anche il Chelsea, l'Everton, il Nottingham Forest, il Leeds, il Fulham di nuovo. Abbiamo fatto secondo me un buon campionato. Barretta arancione per Luis Enrique. Andiamo subito a vedere la formazione, perché questa squadra di fenomeni con Mbappé 94 e Haaland 93 in Premier League hanno fatto 83 punti. Primo posto con 83 punti. Ripeto quello che ho detto 20 secondi fa. Non bisognava solo vincere il campionato, bisognava dominarlo. Noi purtroppo però l'abbiamo solo, tra virgolette, vinto. Ho aggiornato la classifica, ho fatto il calcolo e questa è la classifica. 47 punti per Luis Enrique, perché ne fa 17, gli stessi di Klopp, gli stessi di Allegri nella terza stagione. Purtroppo non posso essere contento di questo risultato, si poteva fare qualcosina in più. Era veramente difficile riuscire a battere Guardiola, riuscire anche solo ad avvicinarsi al suo punteggio. Però secondo me almeno un punto, due punti in più si potevano fare, anche perché Luis Enrique ha allenato, sta allenando il PSG, e quindi avevamo a disposizione veramente giocatori eccezionali. E non solo il PSG, anche il Barcellona ovviamente. Siamo stati anche molto sfortunati, soprattutto nella seconda stagione, perché alla fine con la Lazio abbiamo fatto un ottimo campionato. Ma nella seconda stagione siamo stati veramente sfortunati, perché abbiamo beccato una squadra che praticamente non aveva budget, 14 milioni per fare calciomercato senza fare cessioni. Era una missione impossibile, e secondo me nella seconda stagione qualche punticino in più lo si poteva fare con una squadra diversa e con ovviamente un budget superiore. Questo però è il stato finale. Luis Enrique chiude con 47 punti, riesce comunque a fare meglio di Ancelotti e di Conte. L'ultima cosa che voglio vedere prima di chiudere questo video è la classifica dei capocannonieri, anzi no, le nostre statistiche personali, perché Haaland, nessuno come lui, 36 gol, 25 gol per Mbappé che è salito di più 3, anche Haaland di più 3, 94-93, De Bruyne 15-9, Messi è calato solo di 1, ha fatto 15 reti e 20 assist, sì, a livello dei singoli abbiamo comunque fatto bene, ecco, era impossibile vedere un Haaland con 50 gol, perché c'era pure Mbappé, quindi si sono suddivisi i gol e poi anche De Bruyne e Messi hanno fatto bene. Io non ho niente da recriminare in questa stagione, ripeto, abbiamo perso qualche punto di troppo nella prima e soprattutto nella seconda. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio, rimettiamo di nuovo a schermo la classifica, ci vediamo direttamente domani o dopodomani con un nuovo video, con un nuovo episodio che sarà con José Mourinho, lo special one, e sarà un video veramente, veramente bello. Più mi piacerà questo episodio e prima avrete il video con Mourinho. Qui da
Luis Enrique al City, sconfitto, è tutto. Ci vediamo domani. Bella!